l'ultimo esempio di questo imbarbarimento, che è caratterizzato da insulti e da invettive sguaiate. Gli iniziatori sono considerati i leghisti, che nel 95 definivano Silvio Berlusconi un suino, un brutto mafioso che guadagna soldi con l'eroina e la cocaina. E poi hanno detto ci mettiamo dentro anche noi, che facciamo gli affari, la famiglia allargata, c'è troppa poca droga in giro, ci pensiamo noi. Adesso ci pensiamo noi ad aggiustare le cose.